se ne dicono di parole. Le voci dalla città su Radio Amore Napoli. Giovedì 15 ottobre, buongiorno da Pio Russo e da Lollo Maggio in parte tecnica. Comincia Se ne dicono di parole, l'appuntamento di Radio Amore Napoli che vi accompagna fino alle 11 con le sue rubriche. E oggi sono molto contento di offrirvi un caffè scorretto insieme al professore di diritto del lavoro Severino Nappi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bentornato ai nostri microfoni. Oggi esordisco accanto a te, mi fa molto molto piacere. Però è tutto mio. Ti chiedo, come prima domanda, se hai recuperato dal fuso orario. Come no? Anzi, più facile recuperare il ritorno rispetto all'andata, perché sono... Sì. Diciamo dove sei stato. Sei stato a New York. Sono stato a New York, sì, perché in questi giorni a New York si celebra la più grande festa italiana, che si chiama Columbus Day, perché festeggia appunto lo sbarco in America di Colombo il 12 ottobre 1492. Gli italiani la festeggiano alla grande, sono protagonisti a New York in particolare e occupano letteralmente la città, gli italoamericani. E hanno anche scelto, la Federazione Campane degli Stati Uniti hanno scelto anche di premiarmi, di assegnarmi il Columbus Day del 2015. E il tuo impegno nell'ambito delle politiche sull'immigrazione? Sì, perché insomma è stato anche questo il mio lavoro per 5 anni, abbiamo collaborato, abbiamo anche costruito una serie di progetti che si sono realizzati, che continueranno per fortuna. Hanno fondamentalmente questa idea. Noi siamo abituati a guardare all'immigrazione con quelle cose folcloristiche, la valigia di cartone, esatto. Il museo che ti racconta gli italiani che partivano, stavano lì, le famiglie che si disgregavano. Beh, questa roba c'è stata, è stata sicuramente la storia dell'immigrazione. Nel 2015 però le cose ormai sono cambiate. Quello del rapporto con gli italiani che sono lì, ma non sono lì perché ci sono in tutte le parti del mondo. Considerate che ci sono più campani che si riconoscono come tali nel mondo che in Campania, e che sono tutti lì pronti a creare, a costruire rapporti, ad avere dialogo. E il dialogo è anche un dialogo culturale, economico, scambi commerciali, la volontà di sostenere le relazioni tra i paesi. E chi è il miglior ambasciatore dell'Italia se non quelli che ancora si sentono, anche se sono magari di terza o quarta generazione, si sentono italiani, tanto da scendere in piazza con le bandiere, con striscioni, un corteo che occupa chilometri di New York e nei quali noi siamo assolutamente protagonisti con il nostro inno nazionale. Cioè c'è una cosa molto carina, perché c'è nella cattedrale di St. Patrick, che è la principale cattedrale di New York, si celebra la messa a cui partecipa tutta la comunità italo-americana, non solo di New York, con il cardinale, che è la massima espressione del cattolicesimo a New York, che comincia la giornata del Columbus Day. Senti, ma è vero che prima della messa è risuonato l'inno italiano? Assolutamente sì. Assolutamente sì, è risuonato l'inno italiano e quello americano, a segnare il rapporto tra i due popoli, a sottolineare, a ricordare che c'è un legame tra quelle persone che sono lì e che ormai sono sostanzialmente americane, ma che comunque si sentono anche italiani, e che nell'Italia, nella Campania, nella nostra terra, nelle nostre tradizioni, ma anche nella capacità di costruire un futuro assieme, investono e investono quotidianamente. Ammiro molto poi questo discorso, sai perché? Perché comunque alla fine c'è un forte senso di appartenenza al nostro paese, nonostante siano di terza o quarta generazione, cosa che noi qui magari non abbiamo. Esattamente, voi considerate che tra l'altro questo ragionamento di far squadra e di fare gruppo ha fatto sì che in questo momento, proprio a New York, il governatore dello Stato è Andrew Cuomo, che è campano e col quale noi abbiamo ragionato anche di un progetto che abbiamo realizzato qui, che è carino da ricordare, che è quello della possibilità di offrire a giovani di tutto il mondo, ma in particolare campani e americani di origine italiana, la possibilità di fare esperienze nel settore artistico cinematografico realizzando dei prodotti. Si chiama You Filmmaker, è stata un'iniziativa che si è conclusa formalmente a giugno e che l'associazione Mentoring USA, che ha collaborato con la Regione Campania, con la nostra Regione Campania, speriamo che questi signori si sveglino e lo facciano anche loro, per realizzare questo progetto. E poi anche il sindaco di New York è un italo-americano, Bill de Blasio, e quindi è evidente che ti dimostra in un paese nel quale in fin dei conti non è che siamo certo la maggioranza, perché ci sono razze storicamente più numerose
rispetto agli italiani, però facendo squadra, facendo blocco, guardando a quello che unisce le persone piuttosto che a quello che divide, riesce a, per esempio, ad avere sia il sindaco che il governatore, quindi le figure principali di uno Stato, di un grande Stato, forse l'emblema degli Stati Uniti d'America, New York, che sono insomma con persone che sono vicine a quelle che sono le esigenze di quel gruppo. Un modo intelligente di far squadra, lo facessimo anche noi, sarebbe meglio. Sarebbe molto meglio. L'altra domanda che volevo farti a proposito di New York, ma è vero che è caotica come Napoli? Ah, è anche sporca come Napoli, solo che mentre noi non facciamo altro che compiacerci del disastro della nostra città, e quindi magari il napoletano sente il dovere di dire a tutti: guardate, fa schifo, attenzione, non mi mettetevi l'orologio, vi rubano per strada, bla bla bla, eccetera eccetera, e invece ti trovi con le persone che sono orgogliose di vivere in una città che certamente ha un traffico impressionante, impressionante e ingestibile oltretutto, che ovviamente fa sì che ci siano questi grandi problemi di viabilità. Ciò nonostante è una città che tutti quanti noi consideriamo fascinosissima, è il posto forse dove andare più volentieri, alcuni per vivere, alcuni in vacanza. Infatti io un giorno ci vorrò andare. Ascoltami, ti è sembrato... Con mia figlia, ma io glielo impedirò. C'è una battaglia in atto a casa mia su questa storia. Mia figlia ha 15 anni, quindi sì, per fortuna non decide ancora. Ma lei sognerebbe di andare lì. Secondo me invece dovrebbe andare lì, come molti, a fare un'esperienza di vita, di relazione, ma poi costruire qui, nella sua terra, una, insomma, una campagna diversa, migliore, nella quale investire tutti noi. Perché se tutti vanno via, poi qui chi rimane? In realtà voglio lanciare a tua figlia, se permetti, la stessa proposta che mi sono dato io, cioè di visitare prima tutta Napoli, perché ci sono dei luoghi di Napoli che non conosco ancora, tutta l'Italia, e poi spostarmi. Io sono stato spesso all'estero, ho visitato anche altre città italiane, ci sono però dei posti di Napoli, lo confesso, che non ho mai visto. Quindi prima di andare a New York, dovessi metterci 30 anni, visiterò prima tutta Napoli, prima tutta l'Italia, e poi mi sposterò in America. Sottoscrivo in pieno. Perfetto. Senti, l'America è molto più preparata, se vogliamo, dal punto di vista della politica dell'immigrazione. Cioè, è un mondo comunque interrazziale, non ci sono solo italiani, ma ci sono anche molti asiatici, molte persone che provengono da tutte le parti del mondo. Noi non siamo forse ancora pronti per accogliere tutto questo tipo, questa vastità di mondo? Sì, lo dimostra anche tutto quello che succede quest'anno. Abbiamo assistito ancora una volta a dibattiti nazionali, c'è chi ci fa speculazione sull'immigrazione in un senso o nell'altro, e soprattutto si vive in un modo approssimativo tutto questo, che è un fenomeno ormai ineludibile del mondo, e del resto noi siamo appunto espressione anche come popolo di un'emigrazione che c'è stata e che ha fatto sì che in tempi di difficoltà forse maggiori di quelli pur complicati che viviamo oggi, che la gente andasse appunto nel mondo a costruire la propria prospettiva di vita. Il tema è: o ci mettiamo con i fucili puntati, e questo chiaramente è insostenibile anche da un punto di vista sociale, per fortuna al di là delle chiacchiere gli italiani sono un popolo inclusivo, ma oppure proviamo una risposta organica, che è quella di selezionare gli ingressi, di far sì che entri chi ha diritto ad entrare, e quindi vuol dire aumentare i controlli. Quello che molti non sanno, per esempio, è che il vero tema dell'immigrazione in questo paese non sono i numeri assoluti, che sembrano pure tanti, ma che in realtà sono assolutamente fisiologici rispetto a un paese come il nostro, che ha 60 milioni di abitanti, ma il fatto è che magari qui entra chiunque dice che vuole essere accolto perché è un profugo, è un rifugiato, poi eccetera, e nessuno magari per 2 anni controlla se è vero. Se noi distogliessimo un po' di persone che magari non fanno molto nei propri uffici per fare un'attività di controllo e riducessimo il tempo di verifica, come hanno pensato gli americani 150 anni fa per capire chi entra, se è davvero un rifugiato, che al di là delle quote nazionali di quelli che ci servono e che entrano in base a regole che sono già predistituite, hanno diritto a star qui, perché noi non possiamo certo rispedire a far uccidere la gente nei paesi d'accoglienza, e lo facessimo magari in una settimana, come sarebbe possibile se solo si impiegassero poche centinaia di persone? Invece magari nessuno sa oggi che ci sono 10 persone che controllano la regolarità della domanda di migliaia di immigrati, ed è normale che come questo poi ci metta e forse non ce la fai. 2 anni, 1 anno e mezzo per verificare se un signore ci può stare o no in questo paese è quello che ti crea il primo grande problema, cioè quelli che girano per strada che non si sa se ci possono stare o meno. Immaginate se soltanto questo lo mettessimo in campo. Ci vuole davvero poco, ci vuole un impegno a organizzare meglio la pubblica amministrazione, il grande male di questo paese, e già funzionerebbe. Dopodiché
gli immigrati che vengono, ci sono dei lavori che, come tutti sappiamo, alcuni italiani non vogliono fare. Se ci sono persone che vengono da altre parti sbagliano. Del mondo, beh, sbagliano sicuramente a non volerlo fare. L'integrazione è prendere chi qui ci vuole stare. In America qual è la tecnica, per esempio? Se tu vuoi stare in un paese, a parte ovviamente che devi essere regolare, ma poi devi imparare la lingua, devi fare un esame di inglese e della lingua a seconda dei vari stati. Devi rispondere alla storia americana? Devi conoscere il paese in cui stai, devi giurare fedeltà al paese nel quale entri, e a quel punto l'integrazione diventa un dato possibile con i numeri che un governo nazionale può mettere in campo per prendere anche il meglio da quello che sono una massa di persone che dalle varie parti del mondo vengono in Italia. Perfetto, allora noi ci fermiamo per una piccolissima pausa, torneremo fra pochissimo con il nostro Caffè Scorretto. Caffè Scorretto. Caffè Scorretto con il professor Severino Nappi e Pio Russo, ancora benvenuto. Stiamo parlando, chiudiamo il discorso sull'immigrazione, anche sul premio che ha ricevuto negli Stati Uniti. Lo Ius Soli, un rapidissimo passaggio qui in Italia, 18 anni per ottenere la cittadinanza italiana, negli Stati Uniti invece è un concetto automatico. Sì, è una vecchia storia che in Italia portiamo avanti, ci sono i primi passi finalmente nel riconoscere ai ragazzini nati qui da almeno un genitore residente qui la possibilità di avere la cittadinanza italiana dalla nascita, che fondamentalmente è un passaggio iniziale di un ragionamento appunto che dovrebbe essere automatico, sei cittadino del paese nel quale sei nato. Come negli Stati Uniti, in Germania, in Inghilterra, addirittura in Argentina funziona così. Ma sì, ma insomma è una cosa logica, a volte noi siamo capaci di renderci la vita più complicata e di non accettare quello che è naturale. Se fossimo più semplici, più scontati, meno complicati nel fare le regole, probabilmente questo paese sarebbe migliore. Prima abbiamo accennato al discorso del patriottismo che hanno lì poi gli italo-americani, probabilmente un discorso molto più accentuato rispetto a noi. Io ti voglio fare una domanda. Molto spesso a Napoli sento una cosa che mi fa arrabbiare parecchio: io sono napoletano e non italiano. Ed è una cosa che a me infastidisce. Io amo Napoli, adoro la mia città, però sono cittadino italiano e poi napoletano, io la vedo così. Sì, è una risposta. Noi siamo persone che parlano a volte di pancia, è una risposta al fatto che davvero Napoli e il sud in generale sono un po' le cenerentole di questo paese. E quindi la risposta magari non strutturata delle persone semplici che vedono alcune profonde ingiustizie è quella di rivendicare una napoletanità in alternatività a quella di essere italiani. Invece poi alla fine noi siamo forse più italiani degli altri, perché abbiamo una visione appunto in cui c'è dietro la rivendicazione di una unità e di un intento nazionale unico che spesso appunto non c'è. Dobbiamo fare uno sforzo in questo senso, ricordarci che Napoli è una delle grandi città italiane, probabilmente è messa in una condizione di grande difficoltà da una disattenzione nazionale che ci accompagna certamente non da ora ma va avanti da tanto tempo, ma dobbiamo rivendicare la centralità di questa città nel paese. Tra l'altro lo diciamo sempre ed è vero, ne sono profondamente convinto: senza Napoli e il sud il paese non riparte. Anche perché noi abbiamo un forte senso di appartenenza alla città, che se lo sfruttassimo in maniera diversa probabilmente risolverebbe tanti problemi. Sì, ma innanzitutto se fossimo più napoletani nei fatti, se volessimo davvero bene a Napoli, non dirlo magari soltanto la domenica allo stadio oppure in quei luoghi così di scherzo eccetera, in realtà noi non vogliamo bene a Napoli, perché altrimenti non si spiega perché il napoletano mediamente butta le carte per terra, perché non rispetta il semaforo, è magari indisciplinato, per quale motivo considera il bene comune appartenere invece a qualcun altro che non è lui stesso, perché se ne frega se le cose non vanno negli uffici pubblici e magari non dice nulla, perché non prova a dare un piccolo contributo per migliorare questa città. Facciamo questo, cominciamo a rivendicare una napoletanità attiva, nel senso di essere noi migliori e più protagonisti degli altri nel bene comune. Però mi viene in mente anche un'altra cosa: la biblioteca Girolamini. Domenica scorsa c'è stata l'apertura straordinaria di questo pezzo di storia di Napoli. Abbiamo dato dimostrazione di grande unione anche in un altro senso. Si aspettavano 3.000 persone, è stato invece un successo che è stato raddoppiato. Assolutamente sì. E anche lì è una cosa paradossale: Napoli è una delle città più belle, certamente non solo d'Italia ma sicuramente del mondo. È una città più famosa di molte altre. Napoli è uno dei nomi che si abbinano al pensiero dell'Italia, e quindi basta dire Napoli per immaginare tutto un mondo, anche chi non c'è mai stato ma che la conosce.
Ebbene, il vero problema di questa città oggi è quello di non avere un'identità culturale. Per cui ci sono dei fiori nel deserto, l'esperienza del Gerolimini dell'altro giorno è una prova di questo straordinario capolavoro, che è stato noto alle cronache soltanto per una brutta vicenda di libri rubati, di imbrogli di qualche anno fa, eccetera. Mentre invece è uno dei tanti patrimoni di questa città. Allora l'obiettivo che dovrebbe avere un governo, anzi noi siamo a pochi mesi dalle elezioni, bisognerebbe che ci pensassero i candidati invece di continuare questo stupido Totonomi, lo deve far questo, lo deve far quell'altro, la coalizione qual è, ma chi votiamo e perché, con quello sì e con quello no, le primarie sì ma contro quello lì no, insomma tutta questa roba noiosissima. Anche oggi il Mattino di Napoli dedica un'intera pagina a una questione fondamentale per la vita di tutti i cittadini: il PD farà o meno le primarie? Nessuno che si preoccupasse di sapere che cosa deve fare un signore che vuole fare il candidato di Napoli, secondo me, di sindaco di Napoli, secondo me la cosa fondamentale è anche quella di mettere al centro una proposta per recuperare l'identità culturale di questa città, cioè dare al mondo una ragione per venire in questa città e presentare un'offerta turistica, un'offerta d'accoglienza che integri i luoghi belli che ci sono indipendentemente da noi con quello che noi napoletani possiamo fare per realizzare un'accoglienza degna di questo modo. Quindi mettere in fila quello che c'è, realizzare un'offerta, dare una ragione per venire in questa città al di là di quello che già sai. Esatto, anche perché poi ci sono tanti napoletani come me, lo confesso, che non conoscono alcuni luoghi. Io non l'ho fatto per pigrizia, ma perché sono talmente tante le cose da vedere a Napoli, da fare a Napoli, che non ci riesci poi. Ma non ci riesci perché appunto non c'è una proposta complessiva per cambiare il rapporto tra la cultura e Napoli, che oggi è assolutamente casuale, occasionale ed è anche senza un consenso. Per esempio, un'altra cosa stavolta meno positiva rispetto alla bellissima iniziativa del Gerolimini, in quest'anno siamo nel festeggiamento dei 400 anni di Salvator Rosa. Sì. Napoli non ha ritenuto a nessun livello di ricordare uno dei più grandi pittori della storia del mondo, cosa che invece è accaduta in altre città, certo. In altri paesi, in altre parti del mondo. In ambito artistico mi viene da fare un altro esempio: ci sono dei ragazzi giovani di 14-15 anni che per esempio non sanno chi è Eduardo De Filippo, per dirti. Esatto, e naturalmente non lo risolvi spiegando a scuola soltanto questo, ma valorizzando esperienze come questa all'interno di un circuito culturale che ricostruisca ad esempio quel teatro che c'è, che però vive una sua stagione autonoma, in una offerta di accoglienza integrata col territorio, nel quale tu vieni qui, hai la possibilità di essere accompagnato in un percorso di ricostruzione che non è soltanto folcloristico ma è anche appunto culturale, nel quale dovresti trovare la ragione per non venire a Napoli soltanto per prendere il treno per andare vedere magari gli scavi di Pompei, oppure cose andare a fare un bagno sorrento d'estate, tutte queste cose qui. Nell'ultima parte di Caffè Scorretto solitamente si parla di sport. Tu hai postato una cosa molto bella sulla tua pagina Facebook che riguarda l'Acqua Chiara, la squadra di pallanuoto. In particolare ti sei concentrato sulla squadra femminile, che ha 17 ragazze, sono tutte 17 della nostra terra. E beh, una bella risposta anche rispetto al calcio, perché insomma in fin dei conti in questo momento nel Napoli, ci facevo caso la settimana scorsa, su 11 giocatori in campo l'unico napoletano era Insigne, insomma si è fatto valere come sempre, e allora mi sembrava anche giusto in uno sport minore ma che in realtà è uno sport storico di questa città, nella quale noi abbiamo tanti trionfi, tantissimi trionfi, abbiamo una tradizione straordinaria che dovremmo valorizzare. Per esempio il tema della cultura è quello, cioè è possibile che una città che ha tanti trofei ed è conosciuta a livello mondiale nel mondo dello sport anche per la sua storia da pallavolo, con tanti campioni del mondo che sono attivi anche in questa città, approfitto per salutarli, noi abbiamo pochissimi che ne parlano, pochissimi che seguono gli eventi. Allora ricordare che c'è una squadra napoletana, tutta napoletana, che qui scende in campo e difende davvero la nostra città, scende in acqua più che in campo e difende la città con 17 ragazze, mi sembrava necessario e opportuno anche per fare in loro in bocca al lupo. Mi sembra che non è andata benissimo la prima partita, hanno perso però contro le campionesse d'Italia in carica, ci può stare per una squadra neopromossa. Esatto, l'importante è che i conti si fanno sempre alla fine. Esatto, poi l'obiettivo richiesto alle ragazze quest'anno è la salvezza. In più salutiamo anche Franco Porzio, un pezzo
di leggenda dello sport della pallanuoto, che ha fatto venire fuori poi questa realtà straordinaria che è l'Acqua Chiara. Sia la squadra maschile che la squadra femminile ci stanno regalando tante tante soddisfazioni. Bene, in bocca al lupo. Hai citato Lorenzo Insigne. Allora, devi sapere che io vengo da Portici, tu dirai chi se ne frega, no, te lo spiego perché. Perché solitamente io poi vengo con gli autobus e quindi sento le voci della città. E già si parla di Napoli-Fiorentina. Siamo a giovedì, però sai che comunque l'argomento calcio a Napoli tira tantissimo. Già si parla di Napoli-Fiorentina. In particolare, mentre facevo l'ultimo tratto a piedi, c'era un signore che diceva testuali parole: bisogna correggere la fase difensiva perché altrimenti la Fiorentina ce ne fa 4. A me sembra che comunque la fase difensiva quest'anno nel Napoli non crei tutti questi problemi. È un miracolo, no? Perché si ricorda, il signore si ricordava i disastri degli anni passati con alcuni fantastici campioni che ci hanno accompagnato e che oggettivamente creavano patema d'animo. Per fortuna c'è Reina, che già da solo è una garanzia anche in termini di trascinamento della squadra, e soprattutto io penso che è un momento positivo che spero possa continuare. La Fiorentina non mi fa granché paura. Davvero? Forse non so il luogo comune, ma insomma secondo me insomma abbiamo altri problemi, possiamo avere altri problemi. La Fiorentina la vedo meno. Noi la Fiorentina la mangiamo, ecco, se mi passi la battuta. Tre volte a colazione. Ascolta, se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, secondo te quanto può essere positivo per la città e quanto può essere negativo? Intendo negativo, attenzione, perché ritengo che poi per 10 anni magari si parlerebbe solo di questo. Ma io insomma devo dire che ricordo il primo scudetto, essendo insomma c'ero lì, ed è sicuramente un'emozione che mi ha accompagnato nella vita, il ricordo di quella giornata. Quindi è evidente che so quanto possa, come tanti napoletani, quanto possa essere sicuramente una forma di soddisfazione, di gioia autentica. Certo, se noi pensiamo di risolvere i problemi di Napoli con lo scudetto, è chiaro che il cambio non vale. Se noi consideriamo come dovrebbe essere un momento di grande gioia, di festeggiamento per la squadra del cuore, e quindi riconduciamo, come giusto che sia, il calcio nell'ambito delle grandi passioni della vita, ma non l'alternativa a vivere bene, credo che insomma ci possa stare. Assolutamente sì. Senti, invece, prima parlavamo di sport minori, è l'anno olimpico, ti faccio una domanda che comunque non magari non può centrare tanto col caffè scorretto, però l'anno olimpico, abbiamo parlato di pallanuoto, il canottaggio anche ci ha regalato tante soddisfazioni. Tu cosa ti auguri per Napoli nell'anno olimpico? Cioè, quanti atleti vorresti vedere alle Olimpiadi di Rio 2016? Nostra terra ne vorrei vedere ovviamente tanti. Ci sono molti ragazzi che fanno dei sacrifici enormi. In generale lo sport olimpico è, secondo me, è qualcosa di lontanissimo dallo stress dello sport agonistico, economico, che accompagna per esempio nostre domeniche, perché c'è gente che insomma fa allenamenti per 4 anni in gran solitudine soltanto per avere la soddisfazione di vestire una maglia, di partecipare a un evento che cambia il mondo e che per un giorno è protagonista, poi torna in silenzio nella propria attività e che fa questo e dedica la sua vita ad una grande passione. Credo che noi dovremmo forse dare maggiore enfasi e maggiore accompagnamento a questi tanti oscuri atleti olimpici, che sono forse gli autentici protagonisti di un mondo migliore, e noi spesso lo dimentichiamo. Ti ho fatto questa domanda perché ieri mi è capitato di leggere un'intervista a Clemente Russo, che è un paladino della nostra terra, o penso anche a Pino Maddaloni, che dopo le Olimpiadi è stato un po' dimenticato. È stato dimenticato, ma ha fatto anche una cosa importante per questa città, la fa tuttora: ha investito sui giovani di un quartiere difficile come quello di Scampia, e dimostrare che anche lì si può fare uno sport sano. Il sostegno che in qualche modo gli è venuto dalla città, più prima ancora che dalle istituzioni, è anche il segno che se tu sei una persona che ha dato per la tua città, che vuoi fare qualcosa, la puoi fare comunque e dovunque, ed è anche la risposta a tanti che cercano alibi per non far nulla per gli altri. Si può fare tanto anche facendo poco. La verità è che moltissimi non fanno nulla che è diverso dal poco e dal molto. Esatto. Noi invece ci riprenderemo il nostro caffè scorretto giovedì prossimo. Io saluto e ringrazio il professor Severino Nappi, docente di diritto del lavoro. Grazie mille per essere stato con noi. Ciao Pio, buona settimana a tutti. E l'appuntamento è appunto per giovedì prossimo con Caffè Scorretto. Caffè Scorretto.